Secondo appuntamento col cavalier Piero Sallussoli e la dottoressa Federica Magni. Oggi parliamo di green card. Cavaliere, ci vuole dire un po' come si può arrivare negli Stati Uniti, se un italiano ha questo grande desiderio? Ma dunque, arrivare negli Stati Uniti per rimanere negli Stati Uniti, quindi ottenere una residenza permanente, la famosa green card, come viene nominata la carta verde, ci sono diversi modi per ottenere la green card. Uno è sotto l'aspetto lavorativo, quindi quando uno ha un'offerta di lavoro da una ditta americana può accedere direttamente alla green card, come ci spiegherà nei dettagli la dottoressa Magni, e l'altro è il ricongiungimento familiare. Sì, giustamente come è stato detto, la Green Card per Employment, quindi a seguito di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato negli Stati Uniti, è oggi un procedimento da tenere in seria considerazione, molto più che, come una volta accadeva, rispetto all'H1B. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, infatti l'H1B oggi presenta molte più domande rispetto a quelle che sono le disponibilità di visto e quindi è diventata quasi una lotteria. Il procedimento invece di Green Card per Employment è forse un po' più lungo, un procedimento un po' più complesso che coinvolge diversi soggetti americani come il Dipartimento del Lavoro, l'immigrazione, però sicuramente deve essere preso in considerazione. Un'altra modalità per avere una residenza permanente è quella del ricongiungimento familiare, quindi per coniugi di cittadini americani o di soggetti già permanentemente residenti o per quelle determinate categorie di parenti stretti di soggetti americani a cui l'immigrazione permette di poter venire negli Stati Uniti con il ricongiungimento familiare. Ci sono anche altri modi per ottenere la green card, soprattutto ad esempio sotto il visto O, come visto speciale, vero Sì, il Federica? visto O di sua natura è un visto non immigrante, però se le caratteristiche del soggetto che vuole applicare per questo tipo di visto sono evidenti e sono straordinarie, quindi una straordinaria abilità da un punto di vista artistico, sportivo, ma anche di altre categorie, allora è possibile richiedere la residenza permanente negli Stati Uniti e anche questa è una buonissima opportunità. Ecco, sono molti gli italiani che le chiedono, vi chiedono di iniziare queste pratiche, questi visti. Tantissime. Federica, non dimentichiamoci la famosa Green Card Lottery, che anche qui c'è un po' uno scherzo, però nel passato noi abbiamo avuto amici, conoscenti e persone che ci hanno contattato che hanno vinto questa Green Card Lottery, che quindi hanno ottenuto la Green Card semplicemente così, dalla Sì, sera alla mattina. è vero, ogni anno nel periodo che va tra ottobre e novembre viene aperta una sessione annuale in cui è possibile presentare la propria domanda. Le estrazioni avvengono generalmente a maggio dell'anno successivo ed è ovviamente una buona possibilità almeno provare la fortuna. Ecco, è difficile questa fortuna, cioè quante probabilità ci sono di poter essere pescati? Quest'anno, sfortunatamente, tra tutti i nostri conoscenti, amici e clienti, non l'ha vinta nessuno.